Abbiamo ricevuto da pochi minuti la notizia della diffusione di un virus letale per chiunque ne venga a contatto. La diffusione del virus è veloce e in poche ore si estenderà a tutto il suolo italiano. Non uscite di casa per nessuna ragione. Dite a chi si trova per strada di rientrare subito. Riducete al minimo i consumi di acqua e cibo. Potrebbero finire troppo in fretta. Giorno 1. Poco freddo, poco caldo. Lo zaino è pesante, il paesaggio è mite, sconsolato. Il virus è nell'aria, ma sto bene. Niente da ricordare, niente da dimenticare. Il viaggio è ancora lungo, chissà quanto durerà. Mi prendo il mio tempo, osservo, scruto ogni minimo luogo. Voglio che questo viaggio duri il più lungo possibile. Potrebbe essere l'ultimo. Giorno 2. Fa freddo, ma sono coperto. Mancano tanti chilometri, ma la pace di questi luoghi mi piace sempre di più. Penso che vivrò a lungo, qui fuori. Stare in casa mi stava facendo morire. Ora mi sento libero. Il virus è nell'aria. Pronto a colpirti, ma sto bene. Sto sempre meglio. Ehi! Non ti avvicinare! Calma, calma, non voglio farti niente. Non pensavo ci fosse ancora qualcuno in giro. Come ti chiami? Fermati. Cosa vuoi da me? Voglio solo parlare. Da quanto tempo sei qui fuori? Sono 13 giorni ormai. Cosa ti è rimasto da mangiare? Del pane e un po' d'acqua. Ti serve qualcosa? No, non voglio niente. Tutto quello che hai tienilo, non sprecare nulla. Ti servirà. Tu dove stai andando? Dai miei genitori, a 100 km da qui. Ce la farai. Tu come mai ti trovi qui? I miei genitori sono morti. Così sono uscito di casa. Ho visto un sacco di persone fuori, come noi. Non siamo gli unici a vivere qui fuori. E gli altri? Gli altri dove si trovano? Molti vivono in case abbandonate, rifugi di fortuna, campamenti. Altri invece vagano per la strada in cerca di cibo. Tu adesso vivi qui? Io sono qui. Aspetto che tutto questo finisca. Pensi di aver contratto il virus? Penso di sì, ma non ci penso. Vuoi venire con me? No, io sto bene qua. Tu puoi andare. Giorno 4. Ieri ho incontrato Giulio, un ragazzo tranquillo, forse ormai senza speranze. Sto iniziando a mangiare di meno. Giulio aveva ragione. È meglio non sprecare niente. Due mele e un po' di pane possono bastare. Di acqua ne ho. Penso di aver fatto almeno 30 chilometri. La mia strada continua. Sai, sono settimane che faccio sempre il solito sogno. Sempre lo stesso sogno. Con la stessa domanda.
C'è una grande sala, un pianoforte. È sempre la stessa domanda. Chi è il tuo nemico? Secondo te cosa significa quella domanda? Forse che devi stare attento. Attento? Devi capire chi sono i tuoi nemici. Ma il fatto è che credo di averlo già capito. Allora forse c'è qualcos'altro. Nessuno può capire meglio i sogni di chi li fa. Tu dove stai andando? Dei miei genitori. Abitano a 100 chilometri da qui. E una volta arrivato pensi che ti facciano entrare? Perché non dovrebbero? Vedi, a me è successa la stessa cosa. Ho camminato per chilometri verso casa dei miei. Quando sono arrivato, loro mi hanno cacciato. Come fossi un ladro. Come fossi un nemico. Non mi hanno dato neanche un po' di cibo. Vivo con altri due in una casa abbandonata circa un chilometro da qui. Ci siamo incontrati per strada e ora abitiamo insieme. Si sta bene, voglio dire, abbiamo ancora il cibo e ancora dell'acqua. Vuoi venire con noi per un altro due? Non voglio arrivare dai miei troppo tardi. Non voglio ammalarmi. Se esistesse un virus, io te l'avremmo già preso. Non hai niente da perdere. Sono già iniziate delle ricerche per debellare il virus. Probabilmente in una manciata di giorni tutto si risolverà. Ma ora non dovete uscire di casa per nessuna ragione al mondo. Come ti chiami? Mi chiamo Fabio. Allora Fabio, cosa ne pensi di tutto questo? Tutto questo? Sì, di questa situazione, di questi problemi su problemi su problemi. Sono solo preoccupato. Ma preoccupato di cosa? Di ammalarmi. Da quanto tempo è che sei qui fuori? Oggi è il sesto giorno. E non ti senti ancora la febbre? Non hai la vista appannata? No, credo di no. Credi? Io sto bene. Sai qual è la cosa buffa? La cosa buffa è che anch'io sto bene. Sto meglio adesso che di quando ero in casa. E sono qui fuori da una ventina di giorni. 20 giorni. 20 giorni. Sono passati 20 giorni. Uno dopo l'altro, e non ho ancora visto un morto per strada. Perché sai dove sono i morti? I morti sono tutti in casa, nel posto più accogliente di tutti. Anch'io quando ero in casa stavo morendo, ma ora sto bene. Vogliono confonderti, vogliono farti capire quanto potere hanno su di te, con tutti quei servizi sul virus e i suoi effetti. E dopo il DG parte il programma di cucina, dove ti dicono come preparare i piatti più prelibati, ma di cibo in casa non ne hai più. Ti confondono, ti usano, ti uccidono. E qua fuori qual è la differenza? Pensi che il cibo durerà in eterno? Qui fuori si sta meglio, perché qui c'è la natura, qui c'è la libertà. Puoi scegliere cosa fare e cosa non fare. È solo che tutta quella gente che ancora sta in casa, con la paura del virus, sta uccidendo anche noi. È tutta un'invenzione. Stanno dimostrando al mondo intero che siamo schiavi dei media. Possono manipolare quello che vogliono. Possono farti credere quello che vogliono. E quando cercano di scioccarti, poi ti rassicurano. E tu, seduto di fronte al divano, credi a quello che ti dicono, senza nessun filtro. Non è così. Tu puoi crederci,
o non crederci. Se tutti ti dicono la stessa cosa, se tutti i mezzi di informazione ti dicono che c'è un virus, non potrai fare altro che credere alle loro parole e morire di fame mentre la TV ti spiegano come si preparano le lasagne al forno. Ma se davvero non esistesse un virus, pensi che i ricercatori non l'avrebbero già scoperto? Io credo che loro lo sappiano da tempo, ma l'informazione non la fanno loro. Le notizie passano prima dalle TV e la gente crede solo al TG, non più alle persone. Loro ci usano, noi siamo i loro schiavi, noi crediamo solo a loro. Le parole della televisione sono legge e noi le rispettiamo, le seguiamo. Noi siamo le loro cavie, ci fanno morire di fame ma poi ci consolano e noi ci lasciamo usare. Giorno 6. Ci sono giorni che ti cambiano la vita, ci sono persone che ti cambiano la vita. Oggi una persona me la cambiate. È interessante capire come un pensiero possa sconvolgerti totalmente, come delle semplici parole possono cambiare completamente il tuo modo di vedere le cose. Non c'è niente di normale, di facile, di immediato. Tutte le cose hanno una doppia faccia. Tutto oggi è venuto a galla. E ora penso di aver riconosciuto il mio nemico più grande. Beh, allora ci vediamo. Ci vediamo. Giorno 9. Ho percorso circa 70 chilometri. Ho incontrato tante persone. Ho conosciuto me stesso meglio di quanto io non abbia mai fatto in 16 anni di vita. Ma ora mi fermo. Rimango seduto su questo prato e non ho intenzione di muovermi. Sono deluso. Il nemico mi ha battuto. Il nemico è sempre più forte di te. Finalmente l'ho capito. Ora sto bene. Non ci sono novità riguardanti lo sviluppo del virus. Tutto ciò che possiamo dirvi è di rimanere in casa, al sicuro. Penso che la vicenda si possa riassumere citando una frase di Pasolini, che dice: le parole che cadono dal video cadono sempre dall'alto, anche le più democratiche, anche le più vere e anche le più sincere. Questo Fabio l'aveva capito, ma più di tutti l'aveva capito la persona di cui lui parla nel diario. Nel mese di aprile un gruppo di scienziati scoprì che la storia del virus era falsa. Probabilmente lo sapevano già da prima, ma i media si misero in contatto con loro e gli dissero di rimanere in silenzio. La cosa che ancora oggi più mi dà fastidio è che quando si scoprì che tutta questa storia era falsa, le persone non spaccarono i televisori, non distrussero le radio e i giornali, no, si abbracciarono tra di loro felici di poter tornare alle loro serie televisive preferite. Il diario di Fabio non fu mai pubblicato. Era una testimonianza troppo cruda, troppo sovversiva per cui qualcuno mai potesse prendere in considerazione l'idea di pubblicarlo. E quindi veramente in pochi riuscirono a leggerlo. La cosa più buffa è che fu proprio la televisione a dichiarare tutta falsa questa storia. È come un omicida che racconta di aver ucciso qualcuno e anziché essere condannato viene applaudito, elogiato.
è che oggi, come allora, più di allora, l'informazione continua ad essere a senso unico. Sono certo che se succedesse ancora una cosa del genere, la gente non faticherebbe a crederci nuovamente. Le persone devono capire che il nemico, il vero nemico, è questa informazione che continua a plasmarci come e quando vuole lei. Le parole che cadono dal video cadono sempre dall'alto, anche le più democratiche, anche le più vere, anche le più sincere.